Passiamo a Vittorio Loreto. Vittorio è professore a Sapienza di fisica e anche però direttore del Sony Lab di Parigi. E Vittorio appunto ci parlerà e mi dice che ha anche buone notizie recenti, quindi se vuole menzionarle. Vittorio ci parlerà delle attività di intelligenza artificiale nel Sony Lab di Parigi. Tra l'altro abbiamo già impostato una collaborazione col Centro Fermi e la stiamo sviluppando, quindi questa cosa è già in piedi. Prego Vittorio. Allora, Vittorio ha una situazione dove vuole mostrarci delle cose molto divertenti dal lato tecnologico, però non potevano essere caricate sui nostri computer. Quindi lui è collegato come esterno e parlerà al suo computer, è giusto? Sì, è veramente una cosa ibrida. È veramente molto ibrida. Si sente? Si sente? No. Okay. Adesso? Meglio. Sì, adesso okay. Sì. Allora, benissimo, innanzitutto grazie Luciano per l'invito, molto molto gradito, diciamo, sia per il tema, aspetta che faccio così, sia per il tema e sia perché dicevo a tutti che oggi è la mia prima conferenza dopo un anno in presenza, diciamo, quindi la possibilità di uscire di casa è stata una conquista notevole. Allora, come Luciano ha detto, io sono Sapienza, ma imprestato da circa 3 anni alla direzione di questo laboratorio Sony, Computer Science Lab, a Parigi, il cui padre è a Tokyo e da poco, da meno di un anno, c'è stato uno spin-off a Kyoto, insomma, ancora molto piccolo. E diciamo, vi racconto 2 cose sul laboratorio, semplicemente perché forse si inseriscono anche nella discussione che abbiamo fatto finora su scienza e impresa, perché questo laboratorio è nato da un'idea 30 anni fa, diciamo, dell'allora presidente della Sony e da un professore di computer science di Tokyo University, che immaginarono di creare un gruppo di ricerca in cui, diciamo, i ricercatori fossero liberi di fare quello che volevano, indipendentemente, diciamo, dai dettami della corporate. Che vuol dire, diciamo, che benché all'inizio il laboratorio fosse nel settore R&D, diciamo, dopo un po' di anni si è completamente staccato. Quindi in realtà noi non dobbiamo rispondere alle esigenze della corporate, però funziona un po' come un diodo, nel senso che noi non li dobbiamo ascoltare per forza, ma loro ci ascoltano. Il risultato netto di questo è che evidentemente non ne abbiamo gli OKR, diciamo, di questo genere, li abbiamo, diciamo, su scale di tempo più lunghe e secondo noi l'unico fatto fondamentale di tutto questo è che nei 30 anni di storia il laboratorio si è molto più che finanziato da solo. Ovviamente non stiamo parlando di cifre gigantesche, di budget enormi, però diciamo per un gruppo di ricerca, per un istituto di ricerca sono budget abbastanza alti e di fatto non costiamo quasi nulla a Sony, nel senso che i prodotti, i derivati, diciamo, i brevetti e le applicazioni poi sono più che sufficienti, diciamo, per coprire il nostro fabbisogno, che tra l'altro viene tenuto volontariamente basso per evitare di crescere troppo, perché l'idea è poi di invitare ricercatori brillanti che possono arrivare con le loro idee e aprire una nuova linea in qualche modo. Allora, al momento ci sono 4 linee, adesso io ovviamente poi vi farò un po' di pillole, insomma non vi racconto tutto, però insomma vi dico un po' in generale, insomma, ci sono 4 linee fondamentali, linguaggio che è in qualche modo la linea di ricerca storica su cui è nato il laboratorio, all'inizio era ovviamente più linguaggio naturale e grammatiche generative, adesso ovviamente con il grosso influsso di intelligenza artificiale le cose vanno ovviamente a una velocità anche un po' diversa. Musica è anche uno dei temi storici, in questo momento il grosso tema qui ovviamente è musica ed intelligenza artificiale, benché all'inizio questa cosa fosse partita con l'idea produciamo musica o produciamo testi con l'intelligenza artificiale, questa cosa qui è tramontata per fortuna, devo dire, abbastanza presto e l'idea di base, ma se vedrete poi più avanti, l'idea di base di tutto quanto il laboratorio è di utilizzare questi strumenti per aumentare la creatività umana e non per sostituirla in qualche modo. Quindi mi torna anche la cosa che diceva Laura, che diciamo si creeranno nuovi lavori, magari alcuni lavori scompariranno ma altri potranno nascere. Quindi in questo momento il gruppo di musica è molto attivo perché abbiamo sotto contratto tantissimi artisti che stanno cominciando a produrre musica utilizzando, diciamo, gli strumenti e gli assistenti virtuali che creiamo in laboratorio. Poi c'è un gruppo in generale, diciamo, legato alla creatività e ai fenomeni di innovazione e vi dirò qualcosa in più su questo. E poi c'è una parte legata alla sostenibilità che vuol dire varie cose.
Allora, una cosa riguarda l'agricoltura, quindi robotica, agricoltura e intelligenza artificiale, che fa un po' il paio con un'attività che è a Tokyo. E in questa attività particolare si costruiscono piccoli rover che poi vanno fisicamente sui campi sia per fare attività di monitoraggio e sia per fare poi attività concrete tipo diserbare, togliere le erbacce, seminare, eccetera, eccetera. E adesso questa cosa si sta allargando evidentemente al mondo dei droni, come potete immaginare, per, diciamo, spazi molto più grandi. Stiamo cominciando una collaborazione con un progetto in Nigeria, da questo punto di vista, che è finanziato, credo, dalla fondazione Mastercard. Quindi, insomma, questo è un po' il quadro generale delle attività. Questi gruppi esistono, sono strutturati, però poi l'idea di base è che ci si vede al caffè, ultimamente un po' di meno, e possono nascere nuovi progetti. Quindi, in realtà, la base del laboratorio non sono tanto le unità fondamentali, ma i progetti che possono nascere poi all'interfaccia. Allora, dico ovviamente una cosa ovvia se dico che mescoliamo questi tre ingredienti, lo dico semplicemente perché in maniera orgogliosa, arrivando dalla fisica, mi piace pensare che la parte di modellizzazione teorica non sia completamente fuori dall'immagine, no? Come spesso si dica. E quindi, insomma, vi farò vedere anche un esempio particolare in cui senza modellizzazione, in realtà soltanto con i dati, non si riesce ad arrivare molto, molto lontano. E noi quello che facciamo è che cerchiamo sempre di muoverci in questa interfaccia, l'interfaccia fra quello che conosciamo già e quello che potremmo conoscere o potremmo stimare. Non lo dico a caso perché negli anni scorsi abbiamo sviluppato tutta una serie di teorie matematiche per cercare di capire in che modo le persone, ma in generale anche le istituzioni, si muovono all'interfaccia fra quello che è reale e quello che è possibile. È chiaro che l'innovazione avviene lì, ci sono in qualche modo tensioni diverse fra il conservatorismo, quindi cercare di migliorare un po' delle cose che abbiamo già, ma insomma senza fare il salto di qualità, oppure, diciamo, i veri innovatori, i veri esploratori che poi si avviano verso strade completamente nuove. E allora, se devo poi trovare in qualche modo un filo conduttore, in qualche modo un po' in tutto il laboratorio cerchiamo di occuparci di come le persone hanno l'esperienza del nuovo, quindi esplorano nuove possibilità, ma quindi facendo questo trovano anche nuove soluzioni. Evidentemente, quando dico nuove soluzioni vuol dire varie cose. Da un lato vuol dire risolvere problemi, okay? Ma dall'altro evidentemente anche produrre qualcosa di nuovo, che può essere musica, testi, insomma cose culturali. Allora, adesso io vi do un po' di pillole, insomma, perché siamo anche in ritardo e non voglio prendere troppo tempo, però sicuramente alcuni aspetti di questi primi tre elementi vorrei discuterli, almeno raccontarveli per sommi capi, e poi magari la seconda parte ne parliamo a pranzo, insomma, comunque ci sarà occasione. Allora, un tema molto importante per noi nell'ambito della sostenibilità è quello delle dinamiche urbane, quindi delle città sostenibili, se ne parla tantissimo, si parla anche del fatto che nel prossimo futuro probabilmente sarà uno degli argomenti di ricerca fondamentali per ridisegnare il modo con cui interagiamo, produciamo e ci formiamo all'interno delle città. Poi una piccolissima cosa sull'ambito della dinamica dell'informazione e del dialogo sociale, poi Walter ne parlerà in maniera molto più estesa oggi pomeriggio. Vi faccio vedere semplicemente una pillola, diciamo, di questa cosa qui, e poi, diciamo, delle applicazioni che sono collegate a questo di come possiamo usare tecnologie blockchain in vari ambiti. Allora, la prima cosa che vi faccio vedere è questa applicazione CityCron, che essenzialmente guarda alle città con un punto di vista molto particolare, che è quello di guardare alle città pensando ai tempi di percorrenza più che alle distanze geografiche. E questo evidentemente apre tutta una serie di prospettive. Vedete, queste sono le città che per ora abbiamo tracciato, altre se ne stanno aggiungendo. E questo è parte di un progetto un po' più grosso che si chiama What If. Cioè, l'idea fondamentale di tutti questi progetti è, da un lato, fare l'assessment del presente, ovviamente con i dati, ma dall'altro cercare poi di costruire modelli per proiettare il sistema in avanti e chiederci: se facciamo questa specifica operazione, che succederà? Okay? Non ve lo farò vedere oggi, abbiamo tutta una serie di attività riguardo ad esempio alle attività non farmaceutiche per il Covid, quindi quelli si chiamano NPI, non pharmaceutical interventions, okay? Cercare di capire qual è la loro efficacia e qual è il mix di misure che possono in qualche modo abbassare la curva pandemica senza avere un impatto sociale troppo economico, troppo, troppo grosso. Allora, vediamo se tutto funziona. Se tutto funziona ve lo faccio vedere in diretta. Ecco, lo sapevo che non funziona mai nulla. Aspettate che vediamo se riusciamo a farlo da qui. Forse ne ho aperti troppi. Ok. Allora, sono andato su Roma. Allora, questa mappa qui è quella che noi chiamiamo mappa di velocity score, nel senso che il colore di ogni singolo esagono in questo momento rappresenta la velocità media per raggiungere
o partire, diciamo, da un certo esagono. E questo è basato, in questo momento è basato sui dati del trasporto pubblico, okay? Schedulato, e diciamo la base, se volete, scientifica di questo è la definizione di isocrona, che essenzialmente vuol dire questo: io clicco in un certo punto della città, tiene conto dei tempi di attesa, sì, del trasbordo, quindi tutto il trasporto multimodale. Quindi, ad esempio, clicco dalle parti di Casalotti, per chi conosce Roma, e vedete, diciamo, sto disegnando le curve isocrone che mi dicono a che distanza posso arrivare in 10, 20 minuti, 30 minuti, eccetera, eccetera. Ovviamente, se vado in un altro punto, tipo il centro di Roma, la situazione cambia, nel senso che posso raggiungere un po' di più, ma se vado dalle parti di Ostia, per esempio, la situazione, vedete che posso raggiungere abbastanza facilmente il centro di Roma, si capisce che ci sarà una linea di metropolitana, però già vedete tutto quanto il resto, siamo anche sopra le due ore di percorrenza. Questa è una delle possibilità, ci sono tante cose, potete fare i confronti, però una cosa interessante che volevo farvi vedere è il fatto di... Aspettate. Questi sono i mezzi pubblici. Questi sono mezzi pubblici, ma in realtà... Aspettate, che... Qui se no... Ok. Quello che volevo farvi vedere era... la possibilità di creare nuovi scenari. Adesso questo per ora è per gioco, lo stiamo estendendo, ma l'idea di base è: supponiamo di voler migliorare la situazione attuale, ok? E supponiamo che qualcuno ci abbia regalato 5 miliardi di euro, ok? Allora possiamo ad esempio giocare aggiungendo una linea di metropolitana, ok? E qui si fa tipo videogioco. Nel senso che aggiungiamo una bella linea di metropolitana circolare, perché così ci piace. A questo punto chiediamo al sistema di calcolare, forse ci metterà un attimo, ma l'idea di base è che adesso il sistema sta immaginando che ci sia questa nuova linea di metropolitana che aggiunge a tutto lo schedule globale e ci dà in qualche modo la variazione di velocity score punto per punto, in realtà dà anche altri indici, cioè quante persone noi potremmo incontrare in un certo punto della città, diciamo in una tipica giornata, e quanto quindi migliora la socialità. Ora, la socialità in questo momento è un tema delicato e complicato, però tra un po' vi faccio vedere. Allora, questo possiamo salvarlo o non salvarlo. La cosa interessante, ad esempio, adesso ovviamente io l'ho fatta con i piedi questa metropolitana, si poteva fare meglio, però vedete che le zone gialle sono quelle che in qualche modo abbiamo migliorato, diciamo, comunque ha avuto un impatto sulla velocità. E capite che in alcuni casi è non locale, perché è chiaro che mi posso agganciare a linee che esistono già e quindi sfruttare in qualche modo il sistema. Va bene? Allora, diciamo, su questa cosa si possono fare tante cose, ok? Diciamo, quindi si va, se volete, dall'assessment della situazione attuale, ok? E qui vi faccio vedere un esempio soltanto, nel senso che si può giocare con i dati, diciamo, da programma, ma si può giocare anche con i dati dei passaggi reali. E qui c'è un'analisi sui ritardi molto molto interessante, da cui si capisce che ci sono anche violazioni della relatività, diciamo, ristretta, perché ci sono autobus che viaggiano nel tempo, che vanno indietro, insomma, tutta una serie di cose molto interessanti. Faccio vedere soltanto questo perché se ne parla molto della città a 15 minuti, teorizzata da Carlos Moreno, perché effettivamente con questi sistemi riusciamo a visualizzarla. Adesso vediamo se riesco a farla vedere. Abbiamo soltanto due città per ora, che sono Roma e Parigi. Volete deprimervi con Roma o volete, diciamo, vedere Parigi? Vediamo Parigi, so che è la nostra città. Okay. Allora, queste mappe come sono fatte? Non so, ci vorrà un attimo perché Parigi è grande, però l'idea di queste mappe è che su ogni esagono noi abbiamo un colore che ci dice quanto quell'esagono sta soddisfacendo l'ideale dei 15 minuti. Okay? Allora, la zona bianca, quella che vedete bianca, corrisponde ai 15 minuti. Okay? Ovviamente questo non vuol dire quanto distante riesco ad arrivare, vuol dire che se sono qui, diciamo, i servizi, tutti i servizi essenziali che mi servono sono a più di 15 minuti. E potete anche vedere il dettaglio, perché per esempio clicco su un certo punto, forse, ecco, okay, e viene, no, queste sono le categorie, scusate, sono in francese perché veramente è appena fatta, diciamo, sono le categorie che sono state definite per la città a 15 minuti, e vedete che il cerchio rosso sarebbe quello dei 15 minuti, okay? E le curve blu e gialle sono, diciamo, le zone che a seconda del tipo di servizio che mi serve posso raggiungere in un certo numero di minuti. Vedete bene che c'è un picco sul lavorare, perché mentre tutti gli altri servizi li potete localizzare molto facilmente, lavorare non è banale. Nel senso che non potete dire ad una persona di lavorare entro 15 minuti in bicicletta da casa propria. È chiaro che questa è una cosa su cui lavorare in futuro, nel senso che ripensare il telelavoro, ripensare tutta una serie di strutture, diciamo, si potrebbe cominciare a immaginare semplicemente guardando anche strumenti del genere. Ritorno indietro, vado veloce.
Ok. La cosa importante è quindi dall'assessment si può passare alla pianificazione. Vi ho fatto vedere questa cosa delle metropolitane che è uno degli esempi, però per esempio si possono fare delle cose proprio su piani di emergenza, ok? O se vogliamo avere più tempo anche piani un po' strategici. Per esempio, beh, questa era l'idea della città a 15 minuti. Abbiamo lavorato parecchio durante la primavera scorsa con Roma Servizi per la Mobilità per cercare di capire in che modo diciamo dare un servizio efficiente alla città nei momenti di riapertura. Vedete, sopra e sotto ci sono tracce GPS di persone che si muovono in una zona pre-Covid o Covid, quindi con un abbassamento notevolissimo della mobilità. La cosa che abbiamo fatto è che abbiamo messo in piedi un sistema che a partire da diciamo i dati del trasporto pubblico riesce a fare una previsione del carico sui singoli trasporti, quindi metropolitana ma anche autobus. Ad esempio, quindi in auto vi vedete il carico nelle varie ore della giornata, diciamo su diverse linee. Perché è molto importante avere questo tipo di previsione? Perché se noi dobbiamo fare sì che le persone siano in sicurezza mentre viaggiano, dobbiamo sapere in media quante persone ci aspettiamo su ogni singolo. Ed è chiaro che i flussi medi non ci bastano più, perché il flusso medio mi dice che in media ci sono 300 persone sulla metropolitana, all'ora di punta ne arrivano 1200, quindi è chiaro che, tra l'altro, non dico niente, non commento su questo. E comunque, ad esempio, qui, diciamo in questo grafico qui, vedete, questa è la linea A della metropolitana in una certa direzione, e la parte blu e la parte verde sono la nostra previsione ed il carico che si è poi effettivamente realizzato. E qui sotto vedete in realtà per tutte le varie metropolitane il rapporto tra quello che noi prevediamo e quello che poi si è verificato effettivamente. Quindi è chiaro che a partire da questo poi si possono cominciare a fare una serie di piani per capire ad esempio quali sono le zone che sono più in deficit rispetto ad altre, se ci sono delle linee particolari in cui è più pericoloso, diciamo, muoversi. Quindi abbiamo definito un indice che abbiamo chiamato SD, che si chiama Social Distancing Indicator, che mi dice esattamente qual è la probabilità che io sia in condizioni di non sicurezza, diciamo, dal punto di vista sanitario, una volta che salgo su un mezzo pubblico. E vabbè, c'è una demo, vediamo se riesco a farvela vedere. Ad esempio, questa è una demo su Roma. Vedete che queste sulle linee della metropolitana noi possiamo dire, cliccando su un punto, qual è la percentuale di occupazione, diciamo, dello specifico treno in media in una certa fascia oraria. Poi si possono cambiare le fasce orarie. Io qui, ecco, in più qui posso prendere una fascia oraria diversa, ovviamente le cose cambiano, insomma. Quindi così uno può vedere un po' quello che succede. E vado avanti, vi faccio vedere ad una scala che è leggermente più macro di quella che abbiamo visto adesso, una soluzione che stiamo sviluppando. La prima cosa che faccio è vi faccio vedere un piccolo video, probabilmente non si sentirà l'audio in questo momento, ma non è tanto importante. Questa è partita come un'installazione quasi per gioco, e l'idea era che le persone possono costruire con mattoncini Lego una città. E la cosa non è così innocente, perché se fate caso in cima ci sono dei sensori, che sono sensori di profondità, che riescono a misurare la quantità di mattoncini di ogni certo colore. C'è un codice di colore, ogni colore rappresenta un elemento, diciamo, della città diverso, macroeconomico, e tutti questi elementi sono input di un modello matematico, okay, che abbiamo sviluppato a partire da dati veri della città. Diciamo, per i fisici questo è un modello hamiltoniano in cui essenzialmente ci sono i parametri di accoppiamento fra diversi elementi socio-economici della città. Quindi in realtà sui monitor che ci sono di fronte le persone hanno in qualche modo una restituzione di quanto è buona la città. Vedete, in alto ci sono tutta una serie di indicatori dal punto di vista, da vari punti di vista, quindi qualità della vita, livello di inquinamento, livello di produzione di immondizia, livello del lavoro, quindi disoccupazione, eccetera, eccetera. E le persone, guardando, diciamo, quello che succede, possono immaginare di dire: va bene, a questo punto devo migliorare la città. In alcuni casi diamo delle missioni specifiche, tipo diminuire la disoccupazione a questo livello. Come si fa? È chiaro che non c'è la manopola o il mattoncino Lego disoccupazione, devi fare altre cose perché quello sia l'effetto. Quindi vedete, ad esempio, ci sono a sinistra e a destra. A sinistra sono gli input, a destra in questo caso specifico sono gli output, ed è chiaro che il numero è limitato, perché è chiaro che poi abbiamo problemi di sensori, insomma, che devono distinguere in varie condizioni di illuminazione diversi colori, però in realtà è chiaro che fatto poi in maniera virtuale questo si può allargare molto di più. Vedete il modello, non ve l'ho fatto vedere, il modello è questo qui, ma essenzialmente è un modello hamiltoniano
E la cosa importante di questo è che non ci possiamo basare sul modello semplice gaussiano in cui avete sempre interazioni fra coppie di elementi. Ci sono almeno interazioni a tre che sono importanti, che vuol dire che tocco questo, ma in realtà sto cambiando tutta una serie di altre cose. E va bene, mi fermo su questo, ma per dirvi semplicemente che la struttura che stiamo cercando di mettere in piedi è una struttura che da un lato fa un grosso uso, diciamo, di sistemi di intelligenza artificiale, insomma, come strumenti, ma dall'altro c'è tutta quanta una parte di modellizzazione che è molto importante. Le due si devono fondere per dare poi queste piattaforme che ovviamente possono essere utili sia al pubblico generale per farci un'idea, ma poi ai decisori o semplicemente a chi deve fare programmazione, no? Immagino ad esempio aziende dal punto di vista della logistica potrebbero essere interessate ad avere strumenti del genere. Molto brevemente vi racconto invece di quest'altro progetto in cui, diciamo, da circa un paio d'anni abbiamo provato a utilizzare tecnologie blockchain per tracciare qualcosa che è difficilmente tracciabile, cioè gli scambi di conoscenza. Cioè, nel momento in cui due persone interagiscono, io ascolto una conferenza, tutte queste cose tipicamente vanno perse. Immaginate tutti quanti le ripercussioni sulla proprietà intellettuale, okay, di questa cosa. E quindi abbiamo provato a utilizzare questa cosa qui. C'è un'applicazione che si chiama Kozan. Kozan in giapponese vuol dire miniera, ok? E c'è un'app che potete scaricare. Adesso non facciamo la cosa qui, però forse ho un piccolo video in cui, vediamo un po' se riesco a farvi vedere. L'idea di base, almeno la cosa più semplice possibile, sta partendo. Ok, questa sarebbe la vostra applicazione. L'idea è che avete ad esempio una lecture in cui andate, ok? Chi fa la lecture decide, diciamo, di raccontare qualcosa e crea un QR code. Okay? QR code dopodiché viene scansionato tutte quante, immaginate ad esempio all'ingresso della sala conferenza, c'è il QR code e tutte le persone che entrano scansionano il QR code. Così facendo stanno dando in realtà un coin virtuale, diciamo che sarebbe a questo livello ancora un apprezzamento, ma potrebbe essere un po' di più, poi la persona che ha ricevuto può ringraziare, ad esempio thank you for the presentation, eccetera, eccetera. E tutto quello che è successo in questo momento viene scritto in maniera indelebile in una blockchain. Nel caso specifico questo è Ethereum, cioè sarebbe la parte, se volete, gioco, diciamo, di test di Ethereum. Quindi, diciamo, le transazioni qui costano, ma ci costano tipo 10 alla meno 15 euro ogni transazione, quindi è ancora molto, 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 molto piccolo. Però, diciamo, il principio di base c'è tutto. Che ritorno sulla presentazione, e ovviamente si possono fare varie cose. Una delle cose semplici che abbiamo fatto è tracciare chi interagisce. Prego. Qui interviene soltanto per tracciare quello che è successo, cioè per scrivere in maniera indelebile il fatto che c'è stata l'interazione fra l'individuo A e l'individuo B. Non ha un'azione attiva. Okay? Quello che posso essere, di cui posso essere sicuro, è che l'interazione c'è stata in futuro, e questo può ovviamente dare origine a tutta una serie di effetti. Ad esempio posso tracciare le interazioni fra gli individui. Queste sono le interazioni fra il Complexity Science Hub, cioè gli individui di questo centro di ricerca a Vienna, e il nostro laboratorio a Parigi. Io sono questo puntino qui al centro che fa il collegamento fra i due. Ovviamente questa cosa qui è dinamica. Diciamo, qui noi l'avevamo pensato immaginando che all'interno delle istituzioni, che possono essere pubbliche o private, c'è sempre qualcuno che è in qualche modo il facilitatore delle interazioni, qualcuno che sa effettivamente le cose o che risolve le cose. Questo è un modo in realtà per tracciare quali sono gli organigrammi veri all'interno della struttura, cioè dove passa la maggior parte dell'informazione. Okay? E stiamo giocando molto su processi in cui c'è la co-creazione, cioè ci sono tanti individui che lavorano contemporaneamente per creare un prodotto. Cioè, ho scoperto soltanto in questa cosa che dietro la produzione di una canzone ci sono almeno 100... Prego. Nel senso che se io fossi il capo di una divisione, non ancora. Cioè, per ora, perché il problema è la privacy in tutto questo, perché riuscire a gestire tutto questo non è banale. Adesso abbiamo una serie di API che ci permettono di tracciare cose tipo Slack o tutte le videoconferenze, per esempio. Sulla mail è già molto più difficile, perché sulla mail ci sono problemi complicati, però insomma l'idea è di dare intanto una prova di concetto e poi provare a capire come si può utilizzare. Nei processi di co-creazione, vedete, questa è una cosa che viene da GitHub, per esempio, cioè ci sono varie persone che contribuiscono, e poi a un certo punto ci potrebbe essere la release, che è il
il pallino viola. E una cosa importante è come si fa a dare i crediti alle persone che hanno lavorato, che tipicamente ho scoperto che nel mondo della musica tutto questo si fa per telefono, nel senso che la gente negozia per telefono, io ho fatto tanto, io sono Madonna e voglio 70% no matter what, ok? E mentre invece magari ci sono tante persone che in maniera oscura fanno un lavoro molto molto importante, quindi un punto è tracciare quello che sta succedendo, l'altro punto è cercare di poi di avere degli schemi per dare il credito indietro. Supponiamo che la canzone lì in rosso abbia venduto per 1 milione di euro, come devo dividere questo 1 milione di euro fra tutte le persone che hanno contribuito a questo? Vabbè, questa è diciamo una struttura dell'oggetto, ma insomma non vi tedio con la struttura tecnica. Ci sono tutta una serie di applicazioni a cui stiamo pensando, ovviamente organizzare il flusso di informazione è una delle cose. Non ci avrei mai pensato, però mettere al sicuro il passato è una cosa molto interessante. C'è una nostra amica rumena che ci diceva: la cosa più difficile da prevedere per me è il mio passato, perché Ceausescu riscriveva i libri di storia costantemente. Allora immaginate un libro di storia, un archivio che è su blockchain, uno può dire quello che vuole, diciamo gli hash potrebbero non coincidere, però so che il testo è stato manipolato. Una cosa che stiamo provando a fare, vabbè, questo è, si capisce che siamo Sony, stiamo cercando di capire se si può applicare questo al mercato degli asset nei videogiochi, semplicemente perché ci sono tanti sviluppatori, anche molto semplici, che sviluppano piccoli caratteri o comunque piccole cose che possono andare nel gioco e non sono riconosciuti. Per ora l'idea sarebbe di creare un mercato interno di questo. Ci sono stati piccoli esempi in questa direzione, però non molto altri. Poi insomma di applicazioni ce ne sono tante e magari ve ne verranno in mente molte altre anche a voi. L'ultima cosa che dico, Luciano, se ho ancora 2 minuti, ok, diciamo sto passando adesso all'ambito diciamo dell'informazione e anche della misinformazione, in qualche modo della disinformazione. Come ho detto, Walter racconterà molto, molto più di me. Tra l'altro appunto eravamo insieme in questa task force di Agicom la primavera scorsa. Vi racconto soltanto questo progetto Cartesio, che è un'app, diciamo un'applicazione web che è in corso, quindi se volete potete giocare. E l'idea di questa cosa qui è che si chiedono alle persone di valutare la attendibilità, non la bontà, ma l'attendibilità delle notizie, ok? Questa è la cosa che viene esposta. Quello che c'è dietro in realtà è uno studio sui sistemi di raccomandazione con cui noi diciamo, riceviamo le notizie. Perché il problema è che nessuno di noi sa qual è l'impatto vero dei sistemi di raccomandazione, perché nessuno può spegnerli, nel senso che anche semplicemente parlare con un amico è un sistema di raccomandazione che non possiamo spegnere. Quindi diciamo, nessuno di noi può immaginare che cosa vorrebbe dire un mondo senza sistemi di raccomandazione. Allora, uno dei primi esperimenti che stiamo facendo, e questo è uno degli esperimenti, è cercare di capire qual è l'impatto. Quindi dietro le quinte, quando viene presentata una notizia, come per esempio questa è una notizia possibile che viene presentata, io l'unica cosa che devo fare è che devo spostare un cursore per capire quant'è l'attendibilità dal mio punto di vista della notizia. Non se la notizia mi piace o non mi piace, ma se la considero attendibile, ok? Posso leggere di più, eccetera, eccetera. E quello che succede è che il modo con cui vengono presentate le notizie dipende da sistemi di raccomandazione diversi, ce ne sono 5 diversi implementati, ok? E quindi l'idea è che poi noi sapremo a chi è stato presentato cosa, in quale momento e in che modo ha. Okay. Per esempio, se io sono una persona che sistematicamente considero affidabili delle bufale, voglio capire se un sistema di raccomandazione che mi raccomanda tipicamente cose che non sono bufale me le fa considerare affidabili oppure no, eccetera, eccetera. Insomma, la cosa è in corso, diciamo, è sponsorizzata molto da Agicom e speriamo, diciamo, di riuscire a raccogliere abbastanza dati. Per ora abbiamo avuto circa 3.000 utenti, credo. Distinti, però insomma l'idea è di riuscire ad andare avanti per studiare questo e poi evidentemente sulla base di questo uno può sviluppare nuovi sistemi di raccomandazione. Un primo nuovo sistema di raccomandazione è già implementato ed è un sistema di raccomandazione che tende a privilegiare le novità, cioè tende in qualche modo a, io dico sempre, a scomodarci dalle nostre comode poltrone, okay? E a farci provare qualcosa che è diverso da quello che abbiamo sperimentato finora. Il problema è che non deve essere troppo diverso da quello che abbiamo sperimentato finora, altrimenti c'è il rifiuto e quindi in qualche modo è un po' al di fuori della nostra soglia di comfort, quindi leggermente all'interfaccia fra queste due cose. È quello che abbiamo chiamato qui creative content based. Va bene, diciamo, io mi fermerei quasi qui, insomma, perché ci sono vari obiettivi. Ah, forse posso chiudere con questa cosa qui. Questa è una cosa invece che riguarda la scrittura e la grande confusione che secondo me i processi di scrittura sono. Mi ricordo una volta Luciano
diciamo, parlando dei frattali, diceva che c'è tanta scienza nel cestino della carta, perché appunto una carta pallottolata a dimensione frattale fra 2 e 3, quindi frazionaria fra 2 e 3, ma in realtà ce n'è molta, perché in realtà scrivendo e riscrivendo, diciamo, il testo migliora molto. E abbiamo cominciato questa serie di seminari in cui essenzialmente chiediamo alle persone di arrivare e di scrivere un loro testo, ma quello che facciamo in background è di tracciare tutte le attività che le persone fanno, cioè ogni singolo cambio di carattere. Ecco, diciamo, abbiamo una piattaforma nuova che si chiama WeWrite, e questo, diciamo, è un piccolo esempio di, diciamo, come si costruisce l'albero delle creazioni. Quindi la creazione parte da start e finisce in end, ma vedete che ci possono essere diversi cammini. E quello che succede è che ad ogni istante io ho un testo che è considerato il testo principale e tutta una serie di testi che possono essere la nuvola di sperimentazioni che sto facendo. E un po' di scrittori hanno detto che la cosa che gli interessa molto rispetto ad esempio a un Word è la possibilità di avere nello stesso sistema di creare un nodo nuovo che è completamente sconnesso da tutto il resto, quindi seguire un po' il filo dei propri pensieri ed eventualmente poi reinserirli nel flusso generale. E tramite questo stiamo cercando di studiare anche scientificamente il processo di scrittura dal punto di vista di tendo a ripercorrere delle strade che avevo già intrapreso dall'inizio, o a un certo punto devio completamente e questa deviazione diventerà poi, okay? Quindi di nuovo è l'interfaccia fra explore ed exploit, che alla fine è sempre lì in questi processi creativi. Mi fermo qui, forse sono stato lungo, vi ringrazio per l'attenzione. Molte grazie. Ringraziare infinite persone che sono tutte qua. Vabbè, dai. Allora, no, io andrei direttamente al prossimo.